ti stavamo marcando, ti avevamo visto appunto. Addirittura, ma chi la vuoi dare a bere? Avevi il cappello e la coppola, io. Misuka coppola bonus, dai, che siciliano può capire. No, ho capito perfettamente. Sì. Come mai hai scelto Jerry stasera? Perché però Jerry fa parte dello spettacolo italiano, il cantante senza pubblico, non poteva esimersi questa sera, visto che la sala è piena, sono venuto a rubare un po' di pubblico fidelizzato. Ciao Jerry. Quando ti vediamo? Non lo so. Quando si dà? Adesso mi stai vedendo, no? Perché piacere vedermi. No, assolutamente, potremmo anche fidanzarci. Godimi adesso. Bene, ok, andiamo allora, andiamo in bagno. Grazie, sei favoloso. VIP Show vi aspetta dopo la pubblicità con Rushia, la divisa della seduzione. Buonasera, bienvenidos. Bienvenidos. Noi facciamo musica spagnola, siamo Valerio Gypsy Trio. Settima puntata di questa serie di VIP Show. VIP Show. Sì. Chi siete voi stesse medesime? Daniela, ho 19 anni. E io sono Catalina, ho 20 anni. Stiamo facendo questa sorta di casting on the road per cercare la mia sostituta. Perché ci sono grosse novità. Siamo noi, siamo noi. Cosa ci sarà in questa puntata, signore mie? C'è niente po' di meno che una lista d'attesa di ragazze che vogliono far sesso con me, che fa paura. Chiamato dalle donne? Sì, da me sì, sicuramente. Ragazze, siete giovani. Mi esprimo. Ecco, siete giovani come l'acqua. Però adesso c'è il messaggio promozionale per voi. Pubblicità ci vuole, se no come possiamo pagarvi l'eventuale vostro stipendio? Cioè, volevi dire l'assicurato nostro stipendio? Sì, se si può, si può, se no. No. Il secondo ospite di oggi chi è? Il grande Jerry Calà farà la prima teatrale a Milano. Vi aspetto, ciao. Farà, diciamo che l'ha già fatta, però. L'ha già fatta, ma noi c'eravamo. Niente, noi c'eravamo. A questo punto però che ci abbiamo? Abbiamo lo stacchetto! Ma che stacchetto? La sigla, scherzavo! La puntata, perché c'è il nostro Caimano da Milano. Nello è andato niente po' di meno che a Lugano. Lugano? Dov'è? Oh, in Svizzera, la fiera del sesso chiamata Extasia. Extasia. Undicesima edizione, tu sei la guest star di quest'anno. La differenza fra gli attori porno inglesi, francesi, americani e quelli italiani? Me lo stavo chiedendo anche io. Non conosco molto l'ambito tedesco, inglese. Gli attori veri, pornografici, di storia trentennale sono francesi. È nato tutto da loro, perché sono più libertini, le libertins, come mentalità. Poi siamo arrivati due sfigati come me e Malone 30 anni fa e li abbiamo mandati a casa, tutto lì. Una storia pulita. Perché il Made in Italy è sempre il Made in Italy, basta. Ti è mai capitato di incontrare sul set Rocco Siffredi? Sì, ma ci conosciamo bene. Noi siamo io la madrina, lui il testimone maschile di questa fiera. Non mi dà fastidio. Ci siamo visti tante volte.
anche perché si girava tutti a Budapest e quindi sì, e tu hai avuto dei rapporti con lui? No, con lui no. No, perché volevo sapere fino a quanto era macio, capisci? Perché noi siamo molto invidiosi in quanto maschi. Ma credo che bisogna essere invidiosi di un uomo così. Mai sentito nessuna donna lamentarsi di lui. La fantasia, è generoso, è meraviglioso. Per fortuna o purtroppo per gli altri uomini. Ah, vabbè, sì, va bene. Tu sei quello che ha esportato il Made in Italy, il prodotto italiano, anche negli States. Anche quest'anno, infatti, ho rivinto miglior attore di nuovo 3 anni di seguito. Mi fa piacere perché, come dicevo prima, 50 anni è un po' imbarazzante per me, perché mi dico: è possibile che 50 anni mi danno ancora il migliore attore? L'amore non ha età. Questo sta a significare che non c'è età e fino a quando me lo danno io continuo a farlo. Ha una dote in più. Anche dei centimetri in più, in sostanza, se vogliamo proprio. Credo che non c'entrino quelli. No, non credo sia una questione di centimetri. Ci ha spiazzato questa risposta. Ti ha spiazzato, Sì. Rocco ama molto le donne e sa come conquistarle, dalla prima che incontra per strada alla donna con la quale passa tutta la vita. È un uomo molto dolce. La cosa bella, lo vuoi sapere cos'è? È che io sto andando in America, sto facendo 12 film adesso insieme, mai fatto in vita mia. Ho un programma di 2 mesi, 112 ragazze, perché poi ci pensa Rocco, 12 puntate, ho un documentario su di me dai francesi per Cannes, sono iper impegnato, allora ho messo tutto in 2 mesi ed ho una lista d'attesa di ragazze che vogliono far sesso con me, che fa paura. È sempre meglio che lavorare. Tutte ragazze nuove, 18, 19, 20, 21 anni, che dicono: we want to work with you because you are a legend. Per me questo è segno di gran lavoro, lavoro fatto come si deve, made in Italy, duro, e deve essere duro. Grande riconoscenza che giustamente mi fa piacere. Quanti anni hai? 20. Alle tue spalle c'è una star del porno internazionale, perché lui è arrivato anche in America. Che cosa rappresenta per una ragazza di 20 anni Rocco? Non lo so, è il sogno di ogni ragazza. Il sogno di ogni ragazza? Anna dovrebbe averlo. Andiamo bene. Ma da cinquantenne a cinquantenne, come fai a mantenerne così tanto? Non smettere mai, questo è il segreto. Quando uno pensa all'età, si frega. Non devi smettere mai, non c'è età, tu devi sempre avere la tua sessualità in modo normale, poi se qualche volta è più dura ti riposi un po' di più. Io penso questo valga per ogni persona. Non bisogna... tempi di reazione quali sono? Ma no, i tempi di reazione sono scesi, non è più come prima, però ti assicuro, ne faccio una come si deve, può durare 3-4 ore, zero problemi, e se c'è un basso di pressione, tu sai come si fa? Per me, per Rocco, mi attacco alla valvola di dietro e ritiro sulla pressione, my friend. Grazie. Quando sei con il tuo lui, usi tutte queste cose? No. Sei una donna normalissima? Sì, sono una donna con la cipolla in testa, senza trucco, con le ciabatte, proprio poco sexy in casa sono. Il contrario di quanto vuoi far vedere? Sì, ma penso sia un modo per sopravvivere, è impossibile essere anche nella vita così, non puoi tutto il giorno girare con reggicalze, con i corpetti, cioè sarebbe un brutto vivere. Riesco a sopravvivere visto che nella vita normale sono una scarpa da ginnastica e tuta. Non è il massimo, amore. Tu hai figli? 2. Quanti anni hai? 18 e 14. Quando vai a parlare con le professoresse di tuo figlio, non nasce un po' di imbarazzo? Mi guardano in maniera strana. No, viene quasi il dubbio di pensare. Io cerco di fare la persona seria, distante, sai, quello normale, però loro mi guardano con l'occhietto strano, questo mi fa più. Due colpi te li darebbero volentieri. Credo di sì. Ma diciamo al contrario. Punto sempre il Caimano, che cosa ci ha combinato? Per tutti voi amanti del tattoo, una grandissima news. VIP Show News. Tutto quanto fa curriculum. Tu sei il primo in Italia a tatuare addirittura l'areola del capezzolo. Ci proverò. L'unico che faceva questo lavoro era su Londra. Io ho pensato, visto che il tatuaggio è sempre più una moda, è sempre più diffuso e, se vogliamo, anche sempre più inflazionato, bisogna inventarsi qualcosa di assolutamente nuovo. Qualcosa di nuovo è ridisegnare l'areola. L'areola viene fatta tonda dalla nascita, noi gli diamo la forma di un cuoricino, di una stellina. Ma si può fare anche in altro modo, insomma. Può essere estetico,
in realtà stiamo scoprendo che può essere anche medicale, ovvero può coprire cicatrici post intervento, quindi in realtà può avere anche un'utilità la cosa, e sta riscontrando un grande successo sia sotto un profilo di stravaganza, a loro piace, sia sotto un profilo in realtà ricostruttivo molto più, se vogliamo, funzionale. Bisogna sempre migliorare, quello sicuramente. Quando si pensa all'areola si pensa a una zona molto sensibile, già dà un po' fastidio sulle parti normali, ma sull'areola. Sono uscita un mese e mezzo fa su Novella 2000, essendo stata la prima in Italia a farlo, logicamente avendo il marito tatuatore che lo fa, un po' dolorosa, sì, lo ammetto, però è particolare. Pensavo che nel pettorale fosse, pensavo che il pettorale fosse un punto più sensibile del corpo, invece sto accorgendo che anche la schiena fa soffrire. Ci possono essere controindicazioni? Ma assolutamente no, adesso che l'areola tra l'altro è una parte di pelle, se vogliamo, più morta rispetto all'altra pelle, prende un altro colore rispetto alla pelle corporea proprio perché è già pelle morta. Non è un bel spettacolo da vedere. L'unica accortezza che deve avere chi lo fa è riuscire a mischiare il colore in modo tale da dare naturalezza di risultato. Non si può usare un pigmento nero come per ogni altro tatuaggio, usando una sfumatura particolare e mixare una serie di colori, quindi non il singolo colore, perché ogni persona in realtà ha un'areola di un colore differente. Non guardo questi dettagli. Quindi questo è in realtà l'unico trucco da utilizzare. Controindicazioni, a parte che è un pochino più doloroso rispetto a un tatuaggio normale, nessuna. Vip Show News. Tutto quanto fa curriculum. E dopo le nostre news, ci dispiace ma vi tocca pubblicità. Vip Show vi aspetta dopo la pubblicità con Rushi, la divisa della seduzione. Bentornati a Vip Show con Rushi, la divisa della seduzione. Che Dio ce la mandi buona, Jerry, perché abbiamo problemi col microfono, purtroppo capita. A te quante volte è capitato di avere problemi microfonici nella tua lunga carriera? Qualche volta può capitare che questo benedetto microfono magari si scaricano le pile e allora basta dargli una botta, pum! Ma è delle volte, ogni tanto, sì. Dalle discoteche al teatro sembra un po' un salto mortale con coefficiente di difficoltà abbastanza alto, e invece per te è ordinaria amministrazione. Signori e signori, Jerry Calà! Eh sì, perché diciamo che io dopo tante serate nei locali, per le piazze italiane, ho deciso di provare a vestire da sera il mio show, e gli ho dato questo titolo che riecheggia appunto una di quelle stupidate che dicevo. I tuoi tormentoni, no? I miei tormentoni che dicevo, non sono bello, piaccio. Anche da profondissimi, come in altri miei film, io cantavo, tra l'altro cantavo... E allora non sono bello piaccio, perché insomma è un po' il riassunto, no? della mia carriera, no? E della tua vita a livello personale, perché poi alla fine qualcuno è caduta nella rete del buon Jerry. Cosa ci troveranno le donne in un pupazzo come te? Ma non sono bello piaccio. Ma sì, perché io lo dico sempre che per conquistare la risata vale più di un bel profilo, hai capito? No, le volevo dare un consiglio, quando fa la lampada, attacchi la spina. Più facile conquistare una risata o una donna? Che bella domanda, lo sai. Ah, questa no, secondo me è più facile conquistare una donna che una risata, perché il comico è un mestiere molto molto difficile. Anzi, ce n'è già troppi, non avventuratevi. Ma quando ti sei ricordato, quel film lì io lo ricordo non tanto perché è un capolavoro, ma perché durante la lavorazione di questi film ho avuto degli incontri notevoli. Al mio compleanno, al Paradiso di Rimini, che era il locale più bello in quel periodo, è venuto a trovarmi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Telefonini accesi, vai! Voglio una vita
proposito di comici, ormai fanno più ridere i nostri politici che i nostri comici. Sì, sicuramente. Cosa manca ai nostri comici odierni per arrivare al vostro livello? Beh, ma no, guarda che oggi ci sono dei comici bravissimi, ragazzi. No. Cozzalone? Zalone, Albanese, insomma, sono Verdone. Beh, no, Verdone della mia generazione, De Sica, no, De Sica della mia generazione. Vabbè, insomma, ci sarà qualcuno bravissimo. Non lo so. Ma dai, cioè, sul sicuro, adesso non mi viene il nome. Ti dicevo che ho vestito da sera il mio spettacolo e l'ho portato in teatro. Come vedi c'è un'orchestrazione fantastica, una big band e uno schermone dove durante lo spettacolo appaiono dietro di me, sincronizzate con quello che racconto sulla scena, delle immagini di miei film. Ma Pazzini, ti posso spiegare? E seguo via lo senti, e te lo passo mai a come la lucania. Di cantanti di cui sto cantando la canzone, di personaggi, perché in questo spettacolo racconto la mia carriera attraverso la musica, perché la musica è sempre stata importantissima, a partire dal cabaret. Billo, dal mitico Billo. Eh sì, perché oltre che lavorare qui tutta la sera, molto spesso la notte mi devo portare anche del lavoro a casa. E vi assicuro che non è facile, eh? È durissima. Sì, ma ancora prima, quando cantavo con i Gatti di Vicolo Miracoli, i grandi successi, Capito, Prova, il cabaret, le canzoni di Cocchi e Renato, di Annacci, poi le canzoni di Billo, di Vacanze di Natale, la colonna sonora di Sapore di Mare. Insomma, la musica c'è sempre stata molto presente, sia prima che facessi il cinema e anche durante la mia carriera cinematografica. Ne viene fuori una storia un po' della mia carriera, ma anche una storia della musica italiana, perché cioè mixo insieme una marea di successi, uno più bello dell'altro, e veramente il pubblico partecipa. Tu vedrai, stasera si alzano, alla fine ballano, vengono sul palco. Siamo abbastanza abituati perché ti abbiamo visto più volte nei locali. Questa è una bella risposta a chi ti aveva dato per morto, no? Ciclicamente arriva sta notizia, come mai secondo te? Ma gli starò sulle balle a qualcuno, non lo so. E anche l'invidia è una brutta bestia. Abbiamo visto Sapore di te, che doveva essere il sequel di Sapore di Mare. Sono andato a Forte dei Marmi e arrivo davanti alla capannina. Colpo di culo, non stavano girando Sapore di Mare. Allora ho detto, sono andato da Marzino e ho detto, ascolta, c'è mica la parte di un Pirla. Perché guardate come gli faccio io in Pirla. Come attore non c'è nessuno, in Parlamento ce n'è tanti. No, io non l'ho visto, ma insomma l'hanno pubblicizzato come sequel di Sapore di Mare, ma non essendoci io non poteva essere il sequel di Sapore di Mare. In quel film lì ero così Pirla che entravo con la Vespona 150 verdina azzurro, cos'era? Eccolo lì! Era Luca che entrava e cantava, questa cosa cantava? Per quest'anno non cambiare, seguo al mare terzo. Vediamo con una tua dichiarazione proprio recente, ci vorrebbe l'entusiasmo degli anni 80 per risolvere i problemi di tutti noi italiani. Lo dico anche nello spettacolo, quando nel finale io dedico lo show proprio agli anni 80, quindi lì I Like Chopin. Maracaibo. Maracaibo. Mare Forza Nove. Gli Yuppies, io dico proprio a proposito degli Yuppies, dico che basterebbe nel bene e nel male la metà dell'entusiasmo che avevamo noi vecchi Yuppies degli anni 80
per risollevare un po' questa Italia che, hai capito, avrebbe bisogno un po' di quel sano entusiasmo, secondo me. Si è persa un po' la speranza. C'è una ricetta che puoi dare per far sì che tutti noi riuscissimo a tornare a quei tempi? Ah, guarda, se ce l'avessi ci vorrebbe la macchina del tempo. Era un sogno nel cassetto che avevamo da tanto tempo. Sì, però ci vorrebbe la macchina del tempo al contrario, non noi che torniamo agli anni 80, ma gli anni 80 che vengono a noi. Chi è dedicato questo spettacolo? Ma a tutti, questo spettacolo è assolutamente per tutti. Infatti l'altra volta c'erano qua sia i miei coetanei, sia quarantenni, ma c'erano anche i ragazzi di 18 anni, perché i miei film sono diventati dei cult che ormai... Tu sei trasversale, eh? Sono... in che senso? Allora, noi ti stavamo marcando, te l'avamo visto appunto. Addirittura, ma chi la vuoi dare a bere? Avevi il cappello, la coppola, io. Ah, mi suca coppola bonus, dai, che siciliano può capire. No, ho capito perfettamente. Sì. Anche un duro, fe! Ma non vedo niente di duro, però. Come mai hai scelto Jerry stasera? Perché Jerry fa parte dello spettacolo italiano, il cantante senza pubblico non poteva esimersi questa sera, visto che la sala è piena. Sono venuto a rubare un po' di pubblico fidelizzato. Ciao Jerry. Dico quando è non sei Quando ti vediamo? Beh, adesso mi stai vedendo, no? Per piacere. Vederti. No, no, assolutamente, potremmo anche fidanzarci. Godimi adesso. Bene, ok, andiamo allora, andiamo in bagno. Oh, grazie, sei favoloso. Milano ha risposto veramente magnificamente, questa è la seconda data già esaurita e il 17 marzo ritornerò per un'altra data col mio pubblico milanese. Vi aspetto, ciao! Anche questo è il servizio pubblico, anzi mi sembra più pubblico a me. Sempre con questa sorta di casting on the road con Daniela e Catalina. Prima di chiudere ci hanno contattato gli amici di Teleroma 2 chiedendo notizie di te. Quindi un bel saluto guardando in camera agli amici romani. Vai! Un bacio ai miei tesori romani, un bacione. Che dire? E dopo questa grande puntata con Rocco Siffredi, Angelo Duro, Gianni Calà, è arrivato con nostro grande dispiacere il momento di salutarvi. Grande peccato devo dire, ma speriamo che non sia l'ultima volta che ci vediamo. E quindi... non perdetevi l'ultima puntata! La numero... aspetta... 8! Secondo me ho già perso il posto. Ci vediamo la prossima settimana, non fate le brave. Buonanotte! Simone Bello Cizio Trio, come volete voi, grazie a tutti, alla prossima, grazie alla Taverna Espumosa, grazie a Anello. A VIP Show con Ruscio, la divisa della seduzione.